Possiamo partire, sì. Ciao Perfetto, eccoci qua. Allora, a innanzitutto, tutti. buonasera a tutti, benvenuti. Si sono aggiunte altre persone nel frattempo. Infatti, ho visto ce ne sono un bel po'. Magari potreste, se vi va, potete anche riattivare il video, la telecamera, così vi vediamo. E niente, oggi con noi c'è Don Cristiano Marcucci. Sicuramente, eccolo, ciao, buongiorno Don Cristiano, sicuramente molti di voi lo conoscono, sicuramente ne avete sentito parlare, anche perché vabbè, lui è un prete dal 2001, consulente coniugale familiare, come in questa funzione in effetti ti conoscono tantissime persone, Don Cristiano, è vero, perché hai avuto a che fare con tante persone, giustamente. È anche parroco della chiesa della Visitazione di Maria a Pescara, a Zanni, tra Santa Filomena Zanni, e presidente del consultorio familiare della diocesi di Pescara. Vai avanti tu, Annalica, sono tanti gli Volevo leggervi il titolo della lezione di oggi, che è bellissimo. Abbiamo Sì. chiesto a Don Cristiano di parlarci comunque del tema dell'amore, visto che è un po' il filo conduttore dei nostri incontri, e lui ci ha dato come titolo L'amore umano che prova ad aprirsi al divino. L'amore chiede sempre di andare oltre se stessi e l'altro per aprirsi al tutto. Beh, Quindi già il titolo si apre un mondo, Don Cristiano, non veramente, avete finito la presentazione? si apre veramente un mondo, tantissime, cioè un modo di vedere, diciamo che una prospettiva diversa rispetto a quella che abbiamo avuto finora per quanto riguarda proprio l'amore. E poi Don Cristiano ha fatto anche tante altre cose, è esperto di pastorale della famiglia e va bene, è anche uno scrittore. Perché sono usciti due libri nell'ultimo anno e più uno verrà presentato a partire dalla prossima estate, giusto? Sui vizi capitali con la Divina Commedia. Quello mi piacerebbe, ecco, poi nel momento in Torna a cui uscirà, presentare Lule, così ne parliamo poi. sì, lo presenteremo, sì, l'anno prossimo, volentieri, veramente tanto. Va bene, allora, diamo la parola a Don Cristiano. Come al solito vi abbiamo silenziati, se volete, noi abbiamo fatto partire la diretta di Facebook e niente, alla fine della lezione riapriremo i microfoni, quindi potrete dialogare con Don Cristiano. Grazie. Buona lezione. Buona lezione a tutti. Beh, intanto vi ringrazio della stima, del bene, di questo invito. È sempre un'occasione per un confronto, anche se questa volta mi tocca un po' parlare. Io parlo tanto, ma sono anche abituato ad ascoltare, come diceva Nadia prima, perché passo la vita ad ascoltare persone. E quindi sto imparando anch'io, provo almeno a vivere meglio la dimensione della relazione, in fondo quella dell'amore. E il tema, l'anima dell'amore, ho utilizzato questo slogan, poi la specifica è stata appena detta, lo vorrei trattare attraverso due icone, della Divina Commedia, visto che siamo al settecentenario della morte di Dante, lo sapete. E la Divina Commedia è un testo di altissimo livello, oltre che letterario, non sono io a dirlo, ma anche a livello spirituale. In fondo è stato scritto appunto per provare a dare una chiave di lettura importante al mondo interiore dell'uomo. E utilizzo due icone, semplicemente ve le propongo, per me sono state di grande aiuto e le ricondivido. E poi eccoci, ci confrontiamo insieme, direi. E la prima si trova nel 19° canto del Purgatorio. Siamo nella quinta cornice. Sapete che diciamo, le tre cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso, nella Divina Commedia sono strutturate attraverso i vizi capitali. Nell'inferno il vizio è abnorme, totale, inconsapevole, l'uomo è schiavo di queste dinamiche distruttive dell'uomo. Nel purgatorio, nella terra di mezzo, avviene un po' la lotta, forse dove stiamo un po' tutti, e c'è la possibilità del cambiamento, la possibilità della trasformazione. Nel paradiso, fantastico, questi sette vizi capitali diventano virtù. Infatti,
la prospettiva di questo libro che, insomma, che sto scrivendo, è una mia passione da sempre. E il sottotitolo del libro, vi posso dire il titolo, me lo gioco quando uscirà il libro, è Vizi Capitali, l'altra faccia delle virtù, o se volete, Vizi Capitali, virtù nascoste. E dicevo, questa icona presente nel purgatorio, all'arrivo di questa quinta cornice del purgatorio, Dante, la mattina all'alba, interessante anche, no, il momento della giornata, vive un sogno, è un'esperienza che un po' facciamo tutti, e sogna una donna bada. Alba, cioè una donna brutta con le gambe storte, una donna sdentata, pallida, senza mani, insomma potrei andare avanti quando volete, per dire che è una donna messa malissimo. Mentre Dante la osserva, cioè mentre la guarda, progressivamente questa donna perde tutte le menomazioni e diventa bellissima. Non è più balbuziente, le menomazioni diventano bellezze infinite, e incomincia a intonare un canto ammaliante che cattura l'attenzione di tutti e anche di Dante, presentandosi trasformata quindi come una sirena che attrae e seduce. Questo è il sogno. Ad un certo punto, seconda parte del sogno, arriva una donna chiamata da Dante Onesta, che si avvicina a questa donna trasformata e sotto lo sguardo di Virgilio, vi faccio notare questo passaggio, perché sapete che i due mistici viandanti camminano insieme, sotto lo sguardo di Virgilio, questa donna si mette accanto alla donna trasformata, la scopre, cioè le toglie le vesti, e mostra il suo ventre, e da cui fuoriesce un siero puzzolente, direi materiale putrido e maleodorante, quindi va a rompere l'incantesimo svelando la verità di questa donna, e quindi l'aspetto, diciamo, disgustoso, l'aspetto mostruoso che questa donna, insomma, realmente porta. Il sogno è talmente forte che a un certo punto Dante viene svegliato addirittura dal puzzo del siero, cioè del sogno, riesce a percepire anche noi il tanfo di questa situazione. Virgilio lo chiama e così. Durante il cammino è profondamente turbato da questo sogno, ripeto, l'esperienza un po' che facciamo tutti quando facciamo degli incubi o dei sogni abbastanza pesanti, è ancora molto preso dal sogno. E a un certo punto Virgilio lo vede appunto abbastanza provato, riflessivo, strano, e gli domanda cosa appunto gli sia successo. Dante racconta il sogno e a quel punto Virgilio descrive un po' il sogno, quello che significa. Io vi do delle connotazioni spirituali perché in fondo in termini moderni vi racconto un po' questo canto diciannovesimo del Purgatorio. E penso che in questo sogno, e l'intenzione di Dante è magnifica come sempre, svela un mondo spirituale enorme, è quella di provare a decodificare la logica ingannevole e seduttiva dell'amore, che l'esperienza potremmo definire, è chiaro nel sogno, quella dell'abbaglio, in cui l'uomo non vede il dato reale, ma lo adegua illusoriamente ai suoi schemi, cioè, per dirle in termini semplici, vede quello che vuol vedere. Vi faccio notare che questa donna si trasforma perché Dante la fissa, e quindi a un certo punto, grazie allo sguardo di Dante, questa donna si trasforma in questa modalità, direi seducente e sedicente, cioè si mostra per quella che non è e attrae appunto e seduce. E
quello che capita a tutte le persone di questo mondo, che appunto è il meccanismo, se volete, semplificando, dell'innamoramento, in cui io guardo nell'altro quello che voglio vedere, che è quella modalità, no, che è iniziale della relazione, in cui l'altro sono, insomma, mi attrae, mi seduce con la sua, insomma, la sua bellezza, focalizzandomi soltanto in quella, incapace di vedere nell'altro i suoi limiti, le sue fragilità, appunto le sue menomazioni. Questo meccanismo spirituale è chiamato in psicologia meccanismo della proiezione, cioè dove io, quando mi innamoro, quando insomma sono coinvolto in una relazione amorosa iniziale, proietto sull'altro parti di me. Questo è il problema grande dell'innamoramento. Tutti quanti abbiamo fatto esperienza nelle relazioni vere e profonde, che le relazioni tirano fuori il meglio e il peggio di noi. Quindi da un lato la relazione tira fuori tutto il mio potenziale, dall'altro lato tira fuori tutto il mio baratro, tutti i miei limiti, tutte le mie fragilità. Nella parte iniziale della relazione, quello che più viene fuori appunto attraverso il meccanismo della proiezione, vedo l'altro con i miei occhi, non lo vedo in un modo equilibrato, ho una percezione distorta della realtà, è quello che viene descritto appunto da questo sogno, ed in particolare, ripeto, nel meccanismo dello specchio. E vi dico per esperienza, non solo con le coppie che ascolto, ma anche con la mia esperienza personale, è il problema di molte coppie, cioè la maggior parte delle relazioni e delle difficoltà relazionali, è che io mi rifiuto di vedere quello che l'altro mi svela. Cioè la maggior parte delle persone, il salto di qualità nella coppia arriva quando io mi rendo conto di un meccanismo fondamentale relazionale, che l'altro è il mio specchio, che grazie all'altro io mi posso vedere. Noi da soli non ci possiamo vedere. Quindi se da un altro, ripeto, attiva tutti i miei punti forza, le mie risorse, i miei doni, dall'altro mi svela e mi fa vedere tutte le mie mancanze, tutte le mie menomazioni. E quindi quella parte di me che non vedevo, perché insomma ricordo a chi ci ascolta che noi di noi stessi vediamo in modo molto parziale, abbiamo un'idea molto parziale di noi stessi, tant'è vero che poi con l'età scopriamo parti di noi impensate e impensabili, no? Ma grazie all'altro noi ci possiamo percepire. E soltanto quando l'uomo attiva la parte che nella Divina Commedia è Virgilio, cioè la mente superiore, il maestro interiore, solo quando l'uomo, grazie alla sua forza spirituale rappresentata da Virgilio, coglie questi meccanismi, può capire gli inganni che vive nella relazione. E quindi, per usare un'immagine, nell'innamoramento io vedo i pezzi di me, nel disamore, classico passaggio nella coppia, no, del ciclo vitale, io vedo altri pezzi di me che non mi piacciono e nello stesso tempo vedo anche pezzi di te che non mi stanno bene. Solo che ci si focalizza come in una stanza. A volte ci si focalizza nelle parti più luminose, altre volte col passare del tempo iniziamo a focalizzare gli aspetti più tenebrosi, più bui, più limitanti di noi stessi e dell'altro. E quindi attraverso il sogno, che è una dinamica spirituale bellissima, ripeto, Dante vuol far capire al viandante, cioè a colui che prova a mettersi in un cammino interiore, che siamo chiamati a passare dall'amore proiettivo, dall'amore immaturo, dal vedere solo quello che mi conviene e che mi piace, a, ma non solo nell'altro, anche di me, quindi esco da tutte le aspettative, pensate un po', no? Quante aspettative, quante illusioni tutti viviamo, no? Ad un amore maturo. Cioè nel momento in cui manifesto la mia fragilità, manifesto significa la svelo, ci faccio i conti e scopro la tua fragilità, io non scappo.
ripeto sempre che, lo dico spesso per chi mi conosce, che è una delle due canzoni ho amato da sempre da piccolo. Io sono fondamentalmente un metallaro, amo gli AC/DC, amo i Metallica, amo gli Guns N' Roses, i Pink Floyd, Dire Straits. Però due canzoni mi hanno sempre affascinato della nostra tradizione italiana, che sono, insomma, dell'epoca non mia, molto precedente la mia. Una è di Murolo, Scin con me, e un'altra di Domenico Modugno, Resta con me. Ecco, queste due canzoni, oggi capisco perché mi hanno sempre affascinato, credo esprimano le due colonne della relazione. Scin con me, che tutti sappiamo vuol dire scendi con me, cioè in fondo se in una relazione non si vive un'intimità, una profondità, quella relazione è praticamente nulla, ok? Quello che dà stabilità ad una relazione è la profondità. Se non posso parlare in profondità con te, se non posso condividere quello che sono, quello che vivo, le mie, appunto, fragilità, che stiamo a fare? Siamo due funzionari, due tecnici. E resta con me è un'altra dinamica dell'amore. Resta con me vuol dire che io vedi quanto sono fragile, vedi quanto sono piccolo, vedi tutti i miei limiti, non te ne andare. In fondo l'amore chiede di restare. Pensate a questo tempo Covid, un problema vero è che non c'è resta con me. Cioè le persone care non possono stare accanto alla persona malata o morente. È drammatico e lo sappiamo tutti, perché in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, lo stiamo sperimentando. E quindi l'amore inizia, l'amore vero, quando inizio ad amare le parti di me che non mi piacciono, che l'amore mi fa scoprire, che l'altro mi fa scoprire, e io provo a farci conti, cioè a fare i conti con me stesso. Queste due donne rappresentano, se volete, i due principi dell'amore. Il principio del piacere è importantissimo, perché l'amore, se manca il piacere, diciamo che è il minimo, no? Io dico sempre, noi abruzzesi lo sappiamo bene, i due piaceri di base sono sesso e tavola. Sono fondamentali nella vita, sono l'energia più potente del mondo. Sono la base, ma è ovvio che se uno non va oltre la base, beh, non è, permettetemi, non c'entra niente lavorale, non c'entra niente l'essere mio, il mio essere prete, è una questione spirituale, una questione direi anche di intelligenza. È una fase, se volete, di base, fondamentale, che deve restare, ma è un primo, diciamo, un primo gradino. E diciamo, il principio del piacere è la fase primaria della relazione. E il problema è che distorce i dati, perché non mi fa vedere il tutto. Il secondo principio dell'amore è il principio della realtà, è il principio della scelta, che corrisponde alla fase dell'amore maturo, che sa vedere l'altro in un modo più equilibrato per quello che realmente è, e dove alla passione si unisce la scelta, la volontà, il voler costruire, direi, lacrime, sudore e sangue, perché altrimenti si rimane in un principio, direi, adolescenziale, ma anche bambino del piacere, dove appunto manca poi una relazione solida. Se volete, queste due donne rappresentano anche le due fasi della vita. La prima, in cui l'uomo cerca, l'uomo o la donna, insomma ognuno di noi, cerca il riconoscimento all'esterno. Ci tengo a questo passaggio. Nella prima fase della vita l'uomo cerca tendenzialmente il riconoscimento fuori, illudendosi di definirsi grazie agli altri e a volte anche grazie ai beni. Non a volte, sicuramente. Pensate al lavoro nei primi 40, 45, 50 anni di età, è un problema enorme anche oggi. Tutta la crisi economica, che non è solo del tempo pandemico, ma ce la portiamo avanti ormai da più di due lustri, ok? Questa è la prima fase, in cui mi illudo che l'altro, per dire in termini un po' più semplici, direi agricoli come piace a me, che l'altro o i beni possano soddisfare la mia sete d'amore. Se ti metti con qualcuno pensando che ti dia la felicità, beh, onestamente, non ci vuole molto a capirlo. Statti a casa tua, che fai meno danni.
a te stesso e all'altro. Nella seconda fase della vita, di solito nell'età di mezzo, accade, o meglio dovrebbe accadere, perché purtroppo nella maggior parte delle persone non accade, tra i 40 e i 50 anni, si comincia a togliere il manto dagli occhi, le squame, si tolgono i veli. E quindi colgo l'illusione del pensarmi, no? Come dire, definito grazie ai beni, del pensarmi definito grazie alle mie relazioni, ma comincio a spostare la freccia da fuori a dentro. Questo è il vero passaggio, questo penso sia l'insegnamento più grande di questo sogno, direi di tutta la Divina Commedia, ma mi fermo al sogno. Cioè è la persona che si mette in cammino, si mette in ricerca e si pone domande fondamentali, smettendola di dare la responsabilità agli altri. E quindi si chiede su cosa ho costruito la mia vita, a cosa sono attaccato, cosa voglio, cosa non voglio più, cosa rimane di me stesso. Una domanda che mi faccio da sempre, ho quasi 50 anni, quindi un'età centrale, catartica, no? Se tolgo il ruolo, tutte le attività, le persone che mi cercano, i mille incontri e quant'altro, no? Cosa rimane di me? Benissimo, nel primo lockdown, azzerato tutto, una cosa sola è rimasta. Cristiano. E ho fatto brutalmente i conti con me stesso, non più definendomi nelle attività, non più definendomi negli altri, ma provando a fare i conti con me. È la fatica di tutti, che spero prima o poi accada con ognuno di noi. Se volete questa scena è anche simbolica rispetto proprio alla corporeità dell'uomo, direi, chiamando le cose per nome, alla nostra età, del decadimento del corpo, cioè dell'uomo esteriore che si va, come direbbe San Paolo, disfacendo, è bellissima l'immagine, ma quello interiore che si rinnova, si consolida di giorno in giorno. E quindi se volete, queste due parti rappresentano due parti del mondo e dell'uomo. La prima è quella che sa vedere soltanto la parte visibile, la parte tangibile, la parte funzionale, la parte, direi, luminosa, la parte razionale, e non è capace di vedere i suoi bui, le sue menomazioni, le sue fragilità. Invece la donna retta, la donna santa, è quella che viene, è una dimensione interna dell'uomo, che viene, la forza che viene dall'alto, cioè è, diciamo, la parte vera, divina, che sa svelare l'altra parte di noi, che è fragilità, fallimento, limite, fatica, cioè dove so chiamare per nome i miei peccati, per dirla con la Divina Commedia, non so scappare, me ne assumo la responsabilità. Se non avviene questo passaggio, con la buona fede, con la massima inconsapevolezza, ma si fanno danni infiniti. C'è una scena nell'Apocalisse, interessante perché la Bibbia inizia con il libro della Genesi e con il libro dell'Apocalisse, e finisce con il libro dell'Apocalisse. Entrambi i libri, la Genesi inizia con una coppia, che è la scena del giardino famoso con Adamo ed Eva, ma è interessante che finisca con una dinamica di coppia, e l'Apocalisse finisce con un'altra coppia, che forse adesso che vi accenno qualcosa, insomma, molti di voi ricorderanno. E cioè c'è una donna che è una prostituta, che inganna e seduce, è captativa, e c'è un'altra donna, quella famosa vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, vestita di sole, quindi autentica, e quindi con la luna sotto i suoi piedi vuol dire una femminilità. La luna riprende il maestro, una femminilità gestita, che partorisce. Mentre la prostituta capta, la donna vestita di sole, l'opposto, dall'altra parte, nel polo opposto c'è questa donna che partorisce, cioè che dona vita. Benissimo, il logos biblico come il sogno di queste due donne esprimono il grande conflitto interno nell'uomo.
Quindi queste due donne, ripeto, rappresentano, come nella scena biblica dell'Apocalisse, le due parti dell'uomo. E le due parti vanno integrate, mi permetto di sottolineare perché non vorrei che facilmente noi moralizziamo e schematizziamo. Sono entrambi importanti, perché la mia parte seduttiva, la mia parte captativa, la mia parte passionale, la mia parte che attiva il piacere, è fondamentale, se non ho quello. Ma se mi sposto solo su quel polo, io in buona fede passo la mia vita con amori immaturi, attraggo e seduco, ripeto, con la massima inconsapevolezza, quindi non è un discorso morale, è un discorso direi spirituale, ma facilmente faccio danno, fino a quando, e quindi direbbe Dante, sto all'inferno, cioè sono cieco. Ecco perché la prossima scena che poi vi propongo è quella degli spiriti amanti, cioè di coloro che hanno sbagliato, è il corrispettivo della lussuria, hanno sbagliato nell'amore, ma sono in paradiso. E vi propongo la scena di una prostituta biblica. Bellissimo, perché Dante non è moralista come tutte le persone spirituali, ok? Occorre il passaggio nella Divina Commedia è il purgatorio, che rappresenta, come accennavo prima, la fase in cui inizio a vedere, chiamata nella nostra tradizione di illuminazione, non sono più cieco, la smetto di dare la responsabilità agli altri. Il mio amico Jung, che molti di voi spero conosceranno, no? Direbbe, quando sono inconsapevole, quando non vedo, la colpa è o del padeterno, o degli altri, della sfiga o del fato. Ma io mi tiro sempre fuori. Questo è il meccanismo infernale di chi, ma questo capita non solo per chi si è separato 4 volte, anche nella coppia, quando io devo dare la responsabilità a te, o devo pretendere di avere ragione, o chiederti di fare quello che dico io. Stiamo parlando, lo cogliete, esplicitandolo, si coglie benissimo, di dinamiche molto immature, che tutti abbiamo, che vanno riconosciute. Altrimenti diventa una guerra, un inferno, perché Dante, con la Divina Commedia come la Bibbia, non spiega l'ultramondo, ma spiega l'underground, cioè quello che c'è di invisibile dentro di noi, la vita spirituale delle persone. Se avete altri 10 minuti di tempo, o meglio di attenzione, forse di tempo c'è, passo alla seconda immagine. Quella nel paradiso, siamo al paradiso 9 della Divina Commedia, il cielo di Venere, e non mi fermo sui dettagli, sarebbero bellissimi, degli chiamati, degli spiriti amanti, ok? Che è il corrispondente, il cielo di Venere, è il corrispondente del peccato della lussuria. E quindi ci sono le persone, questi spiriti beati, che hanno vissuto la vita fino in fondo, hanno sbagliato e sbagliato tanto, appunto adesso vi presento una prostituta che nel cielo di Venere è la prima che entra nel cielo, nel corteo della Divina Commedia descritto da Dante, ma che si sono assunti la responsabilità dei loro sbagli e hanno trasformato questo amore, e focalizzo anche meglio il titolo della conferenza, hanno trasformato questo amore ad un livello spirituale più alto, che potremmo definire, appunto usando il linguaggio della Divina Commedia e della tradizione cristiana, della tradizione spirituale, divino. Quindi da negative, quelle forze oscure, quei meccanismi miei immaturi, quindi non, se riconosciute, incanalate in un modo nuovo, quei meccanismi che mi hanno portato alla dannazione possono trasformarsi in mezzi di ascesa spirituale. In questo cielo il personaggio biblico di riferimento è una prostituta biblica dal libro di Giosuè, che è un bellissimo libro della Bibbia che narra l'ingresso del popolo di Israele nella terra promessa, e questa prostituta è chiamata, si chiama Rab, ok? E non dico la traduzione in italiano perché è abbastanza volgare, ma è uno spettacolo. Provate a vedere su Google cosa significa in ebraico Rahab, anche se poi insomma bisogna saper cercare, perché sapete che sul mondo del web c'è il mondo. E questa anima risplende, dice Dante, come un'acqua cristallina colpita dal sole. Queste icone, queste pennellate stupende,
Allora, vi dico brevemente chi è questa donna e cosa significa e perché sta lì, ovviamente. Rahab è una prostituta cananea di Gerico che accoglie nella sua casa due esploratori inviati da Giosuè, che era il capo del popolo di Israele, successore di Mosè, che vi ricordo non è entrato, è rimasto fuori, anche qui sarebbe stupendo spiegare perché. E quindi questi due uomini sono accolti a casa della prostituta Rahab che li protegge, perché il popolo di Israele vuole assediare Gerico e distruggerla, cosa che poi accadrà. Quindi questa donna nasconde questi due messaggeri e li aiuta a tornare nel campo degli ebrei, favorendo, diciamo così, poi la vittoria e la distruzione famosa della città di Gerico. Lei si salva su indicazione di un angelo, scendendo dalle mura di Gerico prima della distruzione, con una fune, attraverso una fune scarlatta, quindi rosso fuoco, rosso amore, fantastico, e viene accolta poi nel popolo di Israele. E questa vicenda biblica che Dante riprende e spiega come questa donna meretrice si è svenduta a molti uomini, ha sbagliato, ma ha saputo poi andare oltre l'amore terreno, oltre l'amore corporeo, riconoscendo un amore più grande, per il quale poi addirittura ha rischiato la vita. E la corda di colore scarlatto è simbolo, diciamo, di questa forza amorosa che anima questi spiriti, ma è anche segno della salvezza, diciamo, operata da Cristo. Quindi Gerico con la terra di Cana è figura del politeismo, cioè dei mille amori che tutti sperimentiamo, e non solo quelli relazionali, ma anche noi abbiamo tutti mille amanti, mille dei, no? Quanti ne abbiamo, solo Dio li sa. E Israele è la figura che sempre più rappresenta, diciamo, il monoteismo, cioè l'amore di Dio, e mi permette di andare oltre. E questo è il passaggio dell'anima Rahab, diciamo, dai diversi amori del mondo all'unico, sale all'unico vero amore. È evidente, lo capite, l'analogia, benché non esplicitata da Dante, con la donna più amata e amante di Cristo nei Vangeli, che è Maria Maddalena. E quindi è un femminile, anche lei prostituta, fragilissima, ma che ha creduto fino in fondo ad un amore divino. Capite che queste figure sono prototipali, come tutte le figure della Divina Commedia, come tutte le figure bibliche, che mostrano la capacità, diciamo, dell'uomo di salvarsi grazie all'amore. Solo l'amore salva, il resto lo sappiamo, regge il cosmo e ci salva. Ma progressivamente, attraverso gli sbagli inevitabili, indirizzando questa energia, questa forza d'amore al meglio, diciamo nella forma e nell'obiettivo. E quindi una capacità di saper andare oltre la dimensione puramente corporale, anche emotiva, anche mentale e anche spirituale. E mi permetto anche di citarvi due personaggi bellissimi del cielo di Venere, contrapposti a Paolo e Francesca, che tutti conosciamo. Sarebbe anche interessante spiegare perché Paolo e Francesca stanno all'inferno, perché capite dalle piccole indicazioni che vi ho dato che non stanno lì perché sono amanti, perché non è vero, ci sono le prostitute in paradiso, ma pensate che una coppia poverina che tra l'altro si vuole un gran bene possa stare lì perché sono amanti, adulteri? Questa è follia di chi non conosce la Divina Commedia, di chi tende a moralizzare. Non c'entra niente con l'adulterio, è altra roba. Dante è una persona intelligente, una persona seria, in termini spirituali di qualità. E quindi, contrapposta a Paolo e Francesca, ci sono Cunizza da Romano e Folco da Marsiglia, vabbè, giusto per farmi un po' lo svelto, sono due figure che hanno avuto una vita dissoluta, intensità passionali, direi amori plurimi, ma le loro esperienze amorose non si sono esaurite nelle relazioni umane, cioè attraverso le relazioni profonde, belle, vissute con i beni e soprattutto con gli altri, con le persone, quelle relazioni sono stato il viatico per aprirsi all'amore divino.
Ecco perché Cunizza, è bellissima la scena, a differenza di Francesca, disperata, vittima, inconsapevole, Francesca Di Paolo all'inferno, Cunizza racconta le sue fragilità sorridendo. Questo non vuol dire, come dirvi, superficialità, ma vuol dire che è la persona che ha saputo elevarsi facendo i conti con la sua fragilità e di fronte alla sua fragilità sorride, perché l'autoironia è un segno di maturità spirituale infinita. Quando qualcuno mi richiama a un mio limite, le persone mature spiritualmente non si difendono come i babbani di Harry Potter, cioè quelli che sono, no, fragili, ma sorridono. E io aggiungo, quello che vedi tu non è niente, se mi conoscessi veramente, altro che questo sa fare l'uomo maturo. Non si difende, ma sorride di fronte ai suoi limiti, perché ne è consapevole e non deve difendere assolutamente nulla. Quindi Dante, attraverso queste due scene, dà questa grande lezione che soltanto chi riconosce i propri peccati non giudicandosi, perché se io riconosco il mio limite, è già un passaggio non da poco, ma se lo giudico perdo il potenziale trasformativo. Quando inizio ad amare le mie fragilità, lì il peccato si trasforma in dono. Ed è bellissimo perché la Divina Commedia spiega benissimo, decodifica il Vangelo, una chiave di lettura del Vangelo, che non esiste un ordine spirituale se prima non si attraversa il disordine. Altrimenti un ordine apparente, che si chiama tappare i problemi, non affrontarli, che si chiama rigidità, che si chiama appunto non voler vedere. Non è questo l'ordine vero. L'ordine vero passa sempre attraverso un caos. È un po' la figura, ma non la tocco, di Beatrice per Dante, che non rappresenta solo la ragazzina di cui sono stato sempre innamorato, ma rappresenta proprio l'attrazione dell'amore, l'attrazione dell'anima. E solo grazie all'amore vero, profondo, spirituale, grazie alle relazioni con gli altri, che io posso conoscere me stesso e posso conoscere, scoprire l'amore di Dio. E quello che è un mio mantra, perché è una colonna della tradizione cristiana, non solo la nostra, ma anche di altre tradizioni, che io definisco matrimonio mistico, cioè l'unione dell'uomo con il divino. Mi aggancio alla fonte dell'amore. Non chiedo agli altri di colmare i miei baratri, sarebbe intanto svalutante, illusorio, sarebbe anche molto superbo. Ma io provo a amarmi attraverso un amore superiore. E se io sto bene con me, se io tendo a vivere bene con me stesso, tendenzialmente saprò vivere bene con l'altro. Non chiedendo, ripeto, all'altro di farmi felice. Perché due persone felici insieme volano. È quello che accade in paradiso. Una persona infelice con una persona felicissima accanto, anche 10, anche 100, rimane infelice. E quindi è la possibilità che ha l'uomo, l'amore divino, di elevarsi e fare i conti con le proprie fragilità. La fragilità, è un mantra del mondo spirituale, è il viatico dell'anima. Cioè solo quando l'uomo fa contatto con la propria parte buia, proprio lato B, con le sue ferite, le sue mancanze, lì arriva, è bellissimo, il maestro interiore, lì si attiva la dimensione spirituale dell'uomo, lì arriva la grazia di Dio che compie miracoli e che sola può guarirmi, ma non per svalutare, ripeto, le relazioni amorose, tutt'altro, ma per vivere nella pienezza. E io potrei andare avanti ancora mezz'ora, ma direi che forse, non so quanto tempo io abbia parlato, ma forse è il caso che lasciamo un po' la parola agli altri. Ok, grazie mille intanto. Il tempo è volato, sono passati 3/4 d'ora, ma almeno per me è proprio volato, quindi grazie. E, che facciamo, Nadia? Apro i microfoni a tutti, così
se avete domande o comunque volete parlare con Don Cristiano, procediamo. Allora. Allora, vi dovrebbe essere arrivata a tutti la notifica che vi potete smutare, in modo che... Intanto c'è un messaggio che è arrivato su Facebook che dice: magari se dal vocabolario spirituale eliminassimo la parola peccato e puntini puntini, sospeso, quindi... Non sono d'accordo, però rispetto la considerazione. Ok, vabbè, questo ha scritto Ida. E niente, poi c'è, se c'è, sicuramente c'è qualcuno che vuole intervenire, io sono sicura perché intanto questa cosa del peccato è una bellissima riflessione, quindi ringrazio Ida della considerazione, perché insomma mi piacerebbe specificare perché non sono d'accordo, ovviamente è una prospettiva e non è certo. No, lasciamo la parola anche ad altri, vediamo che succede. Che vuole parlare? Chi... Ci sono tanti spunti da cui si può partire con la conferenza di oggi. Don Cristiano ci ha aperto veramente tante domande, tante riflessioni che possiamo fare, quindi aspettiamo voi, prego. Non so, non c'è nessuno possibile. Diamo tempo. Timorosi. Ma perché sono temi molto personali, io lo capisco, quindi non è facile. Vero, sì. Vabbè, parto dal peccato. Aspetta, posso solo confermare una cosa, che a 45-50 anni esiste questa scissione, come diceva prima Don Cristiano, cioè che tu sai di chi sono e chi non sono, cosa voglio, cosa non voglio, allora dividi le cose, non so se mi sono spiegata. Chiarissimo, ci siamo tutti, ci siamo passati. Questo mi è successo anche a me, quindi... La batosta è stata grossa, però sono riuscita a scindere le due cose, quindi nonostante tutto sono contenta, diciamo. E infatti secondo me a quell'età diciamo ci sono anche tante coppie che si dividono, perché effettivamente probabilmente escono fuori, cioè queste riflessioni che si fanno ti portano a vedere che in realtà quello che tu pensavi è tutta un'altra cosa, cioè nel senso che la sostanza, la persona è diversa da quello che credeva. Però non avviene in quel momento, cioè la cosa è andata avanti. È una riflessione. Gioia, se permetti, ognuno esprime il suo parere senza interventi, se sì. Ci silenziamo è meglio. Sì, sì, ma infatti è una riflessione molto lunga e non finisce a 45 anni, eccetera, ma anzi... diciamo che la nostra generazione è stata, diciamo, ha vissuto una vita molto particolare, perché quelli degli anni 60 come me sono nati in un periodo in cui avevano davanti tantissime speranze, tantissimi sogni, perché il mondo sembrava che dovesse portare tantissimo. Quindi molte volte, almeno a me è accaduto questo, ci siamo veramente basati molto sulle cose, sulle persone, e magari abbiamo riflettuto un po' poco su noi stessi. Poi quando ci siamo ritrovati negli anni 2000, 2005, 2006, 2008, le crisi economiche, eccetera, eccetera, ci siamo ritrovati a dover effettivamente riflettere su tante cose, cioè a cosa dare maggiormente diciamo l'importanza: al lavoro, oppure ai soldi, oppure alla famiglia, o anche a se stessi, perché molte volte noi ci siamo anche dimenticati di noi stessi. Tutto questo... Okay. Nadia, almeno... facciamo parlare anche gli altri, vediamo se ci sono anche altri. No, sai, volevo solo arrivare a questo, che tutta questa riflessione è sfociata adesso nella pandemia, e in questo periodo credo che ognuno di noi abbia veramente avuto una rivoluzione su se stesso e dentro se stesso. Non so se condividete. Prego. Buonasera, sono Caterina. Non sono cattolica, ma condivido appieno tutto quello che ha detto. Tutto.
ogni cosa. E che peccato, io parlerei di esperienza. Questo è il mio pensiero. Grazie. Grazie Caterina. Soprattutto grazie della sinteticità che fa la differenza. Caterina, blocca il microfono che si sente casino. Togli il microfono, Caterina. Sì, lo faccio subito, grazie. Che l'ho persa, Cate. Ok. Silenziata, vero? Ok. Sì, sì, no, sì. Volevo dire a Don Cristiano che riguardo il concetto di peccato, la stessa persona di prima, Ida, ha aggiunto sempre su Facebook: il concetto di peccato è legato al concetto di colpa. Esistono esperienze a seconda dell'evoluzione di coscienza, nessuna colpa. Questo lo condivido. Ok. Ok. Se c'è qualcun altro? Mutolito tutti. Ok. Nella Bibbia si chiama stoltezza, in Oriente si chiama karma, Freud la chiama coercizione a ripetere, Dante la chiama girone infernale. E quindi Caterina appunto ha parlato dell'esperienza, il karma si può anche definire legge dell'esperienza, che è una cosa molto semplice, che passo su una strada e cado nel fosso, ci ripasso la seconda volta e cado nel fosso, la terza volta nel fosso, la quarta volta qualche domanda, non sulla strada, ma su me stesso, me la faccio. Chiaramente la legge dell'esperienza viaggia con la legge della sofferenza, non esiste trasformazione senza sofferenza reale, e quindi imparo facendomi male, perché altrimenti sto facendo disquisizioni teologiche, disquisizioni spirituali, disquisizioni filosofiche, fondamentali, ma si acquisisce solo attraverso l'esperienza. Quindi assolutamente d'accordo, queste dinamiche immagino le conosciate, e quindi ci facciamo i conti tutti. C'è un documento del Concilio Vaticano II che si chiama Gaudium et Spes, degli anni 60 più o meno, che definisce il peccato, lo cito spesso, mi piace tanto, è blocco spirituale, della crescita spirituale, che è precisamente, penso, il senso del peccato. Cioè quando io a un certo punto faccio delle esperienze e mi faccio male, è inevitabile farne. Il problema qual è? Quando non imparo dall'esperienza. Io che vivo nel mondo relazionale, il classico schema di chi è immaturo è: il mio ex marito o la mia ex moglie è un demonio, il nuovo compagno, la nuova compagna è il mio salvatore, un angelo. Questo è lo schema del fallimento. È proprio rappresentato simbolicamente la duplice figura, no, della donna balba e della donna santa. Ma se volete un altro esempio molto più comune, è l'andrà tutto bene del primo lockdown, del mondo occidentale che non conosce niente dello spirituale. Cioè noi siamo bloccati, c'è un problema enorme, gente che muore. Oggi ho portato una benedizione ad una salma di una donna di 52 anni, genitori morti in un mese, morte tre persone in una famiglia. Ma quale andrà tutto bene? Cioè, è l'uomo moderno incapace di stare nel buio, incapace di stare nel fosso, che per superarlo guarda il futuro e pensa positivo. Questo è il fallimento del dato spirituale. Perché solo se io nel fosso ci entro imparo la lezione. Non lo faccio scappando, non lo faccio tappando. Ecco, è un problema grande però rispetto al peccato. Cioè, tutti sbagliamo. Il problema non è sbagliare, ma è cosa ci faccio con quello sbaglio. E in termini di relazione amorosa è fondamentale, perché, ripeto, oltre allo schema che dicevo prima, che l'altro è meglio del precedente, vedo puntualmente relazioni, no? Persone che hanno scelto uno, due, tre, quattro compagni, ma il problema non è il compagno. Fino a quando lo metto in discussione io ripeterò sempre lo stesso schema. Questo è un problema grande dell'uomo,
che lo porta, appunto, usando l'immagine della Divina Commedia, in un loop infernale. È quello che chiama la Bibbia lo stolto. La Bibbia non condanna il peccatore. Quindi sono d'accordissimo con quello che, insomma, alcuni hanno detto. Anzi, i peccatori a Gesù gli hanno creduto e l'hanno amato. I giusti l'hanno condannato. Ma lo stolto, cioè colui che non impara dall'esperienza, questo diventa un problema. E io penso che una fase che attraversiamo tutti, ci siamo tutti dentro. Chi dice mi tiro fuori, a me puzza sempre. Io più passa il tempo, più vedo che non ho imparato, che ripeto schemi antichi, perché non è solo una questione razionale. Quindi grazie a chi ha fatto queste considerazioni del peccato. Sulla colpa neanche a dirlo, perché non bisogna intendersi quei termini, ma colpa è un termine sicuramente che non ci aiuta. Forse responsabilità può essere insomma utile. Il senso di colpa infatti non è il peccato, il senso di colpa ammazza. Il senso del peccato vuol dire riconosco i miei limiti, riconosco i miei sbagli, ma vado avanti. Questo è il peccato. Non c'è il peccato, no, io ne ho parecchi di peccati, ma li riconosco, li provo ad amare e soprattutto grazie all'amore vado avanti. Il senso di colpa invece crea un blocco, crea una pressione che svaluta, che non mi permette, detta in termini un po' più semplici, di essere me stesso. Questo è il dramma del senso di colpa. Yolanda, vai. Sì, volevo riagganciarmi, io avevo disattivato l'audio per dire parte di quello che lei in parte, cioè, aveva già poi anticipato. E sono perfettamente d'accordo sul fatto che si inciampa di continuo e con la razionalità bisogna riconoscere che sto sbagliando. Il problema non è dove sto inciampando, ma il problema sono io perché inciampo. Per fare questo, secondo me, non occorre solo razionalità, ma c'è bisogno di una sensibilità. Kant diceva di essere sicuro della legge morale dentro di sé. Se io non ce l'ho dentro di me questa spiritualità, questa tendenza ad alzarmi, sarà molto difficile riconoscere che l'errore è mio. Vedrò sempre qualcun altro, come Francesca dell'inferno, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Colpa era del libro, non era colpa loro se riuscivano a vedersi solo perché erano belli, perché quello era il principio. È per questo che Dante li ha messi lì, come diceva lei giustamente, non è l'adulterio in sé, è il non riconoscere perché sto inciampando, non la pietra di inciampo. Quindi secondo me ci vuole questa spiritualità che ognuno deve cercarla dentro di sé. Però è anche una questione di buona volontà a questo punto. Perché se io non sono propensa a cercare, a leggere dentro di me, e rimarrò sempre sul livello del sto sbagliando, ma è colpa degli altri, e ricontinuo a risbagliare ed è sempre colpa dell'altro. È una mia opinione. Grazie, concordo appieno. Concordo appieno. Direi che oltre alla propria parte c'è anche una dimensione misterica, quella che si può chiamare grazia di Dio, perché poi stiamo parlando di temi davvero misterici, cioè quindi profondi, ed è difficile diciamo spiegare tutto e razionalizzare. Cioè in una stessa famiglia ci può essere un figlio che si mette in discussione, fa qualcosa di magico, e un altro che si distrugge, e non mi sembra solo una questione di buona volontà, però concordo pienamente. Richiamo semplicemente a questa dimensione della grazia di Dio, che non è spiegabile, non è ponderabile, e che va molto oltre il dato razionale. Infatti Virgilio arriva fino a un certo punto, il ben dell'intelletto, poi arriva Beatrice, ma ricordo a tutti che oltre a Beatrice c'è anche Bernardo, quindi sono vari livelli spirituali che vanno attivati. Grazie. Ma grazie a lei. Penso ci si possa fermare, non so voi cosa ne pensiate. Siamo da un'ora insieme. Beh, fa la meditazione. No? C'è sempre la stessa persona, Ida, che continua a scrivere e dice:
Il problema delle religioni è proprio il moralismo, che non c'entra nulla con la spiritualità. Il moralismo è frutto di una mappa mentale. Il moralismo è frutto di una mappa mentale. Sì, sì, la spiritualità apre, il moralismo chiude. D'accordo. Gesù tutto era tranne che un moralista. Però questo non significa che l'aspetto morale non sia fondamentale, perché poi, come sempre, no, tipico dell'uomo, le derive di sinistra, le derive di destra, o tutti vogliamoci bene, tutto lecito, tutti progressisti, oppure no, non va bene nulla, tutto rigido, non si cambia, tutti no, in uno schema. Queste sono le due derive. A mio parere, come sempre, nel mezzo sta la virtù, e quindi quando non c'è morale sono demoralizzato, sono giù di morale, interessante anche il linguaggio, quindi una vita senza morale è una vita senza confini, è una vita che non significa però moralismo, che è un'altra cosa, ma non lo dico per Ida, lo dico in generale per chi ci sta guardando e ci guarderà. Cioè. Va bene. Grazie. Ok, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Altrimenti ci saluti. Ah, Caterina, prego, avvia il microfono però. Attiva il microfono. Ma non vuole intervenire. Ah, non vuoi intervenire? Forse non li riesce. Forse ad attivare. Non riesce ad attivare. Annalika, vedi un attimo. Mandale l'invito. Sì, per riattivarlo, però non. No, non va. Eccola. Sì, okay, anche vai. Perché adesso la signora è dentro, quindi mi sembra sì. Giusto dare la parola. Vai, Caterina. No, io. Sì, sì, volevo dire da tutto quello che io ho sentito, che le è stato detto, credo che si tratti di consapevolezza della nostra esistenza, delle nostre scelte, e additare sempre gli altri è la cosa più facile da fare, è sempre colpa degli altri, perché non guardiamo, come detto noi, i nostri limiti. Una volta che li abbiamo riconosciuti, dobbiamo soltanto darci da fare per poterli superare, avere la consapevolezza che gli eventi, qualsiasi essi siano, esistono, ma se c'è un problema perché esiste anche la soluzione, quindi agire sulla soluzione e non sempre sul problema, e additare sempre gli altri di ogni cosa che succede, anche additiamo anche Dio tante volte perché succedono le cose spiacevoli, togliendoci dalla nostra responsabilità. Ecco il caos, e quindi bisogna fare chiarezza in ogni cosa. Grazie. Caterina, lei ha un bellissimo volto, oltre che dei bellissimi occhiali. Grazie, non ci vedo neanch'io. Abbiamo pure Monica Bellucci. Siamo in due. Sì, sì. Grazie di cuore a tutti. Grazie mille. Grazie. A Don Cristiano. Quando uscirà il libro la prossima volta da noi? Sì. Come? L'aspettiamo per quando uscirà il libro sulla Divina Commedia. Ok, va bene. Sì, grazie. Sono un esperto dei peccati, non per competenza, appunto, ma per esperienza. Ok, va bene. Parleremo anche del perdono dopo? Dico, com'è che oltre al peccato parleremo anche del perdono? Ma certo. Ecco, sono due cose che vanno insieme, no? Sì, certo. Grazie. Grazie a tutti, e ci vediamo la prossima. E ci sarà, allora, la prossima settimana ci sarà Fabio D'Orazio, che ci farà sentire un po' di musica, ci porterà nella canzone d'amore italiana, Parlami d'amore Mariu si chiama la prossima conferenza, quindi mi raccomando, partecipate, va bene? Ok. Buona settimana a tutti, ciao. Grazie, buona serata, grazie. Ciao.